E allora, l'ultima volta ci siamo lasciati con la promessa che a Pasqua a tavola avremmo mangiato l'impossibile. E vedo che qua sta un sacco di gente seria che ha mantenuto la parola, fortunatamente. Però mo una raccomandazione, passate le feste, rimettiamoci in forma, anche perché fra poco sta la prova costume, ed estate, per evitare una brutta figura, o ritorni in forma, oppure luglio-agosto, fitta una casa roccaras, dicendo, voglio onestamente, a me o mare mi ha sempre fatto schifo. Male che va, se mi voglio rinfrescare, riempio il bidet e mi tuffo cagapai. Chiaramente il primo passo da affrontare è andare da un buon dietologo, anche se ci vuole un carattere forte, ma non tanto per la dieta, ma proprio per affrontare un dietologo. E lo sappiamo, no? Quando vai dal dietologo, i primi due minuti lui ti chiede l'età, le tue abitudini alimentari, se hai qualche malattia grave tu o la famiglia. Dopo due minuti inizia la visita. E in che consiste la visita del dietologo? L'avete mai visto? Per convincerti che devi metterti a dieta veramente, lui si mette in un angolo senza parlare a guardarti e a te ti lascia davanti a uno specchio a figura intera, nudo, sul camuto addosso. Perché ti devi rendere conto di quanto fai schifo. L'automortificazione. Che tu dopo cinque minuti di silenzio assoluto ti scende una lacrima e pensi, ma perché questo non va? Ma fa che la situazione è disperata proprio allora. Anche perché ultimamente la figura del dietologo ha avuto un'evoluzione. Non si accontenta più il dietologo di darti solo la dieta come una volta. Oggi vuole fare anche lo psicologo. Vuole sapere da te perché ti vuoi mettere a dieta. Ma sono fatti tu. Sto pagando, e scrivi sta dieta. Dammi su foglio, voglio leggere mentre mangi i panzarotti. Dammi su foglio. Tanto è vero che fa. Mentre sei ancora in mutande, quello si avvicina e fa pure lo spiritoso. Ti mette la mano sullo stomaco, ti guarda e fa, ma mi dica la verità. Lei vuol togliere questa pancia per vedersi in forma o per vedersi bello? Ricciotto, in verità è perché mi voglio vedere i piedi. Insomma, che si è anche chiuso tutta questa pancia. È chiaro che poi vicino a una dieta devi sempre abbinare la palestra. Ma le palestre oggi sono ambienti classisti. Diciamoci la verità, stanno proprio i reparti personalizzati. A una parte la palestra, sul reparto dei palestrati. I palestrati sono quelli che stanno là proprio già da prima che stai a palestra. Quando il muratore la stava costruendo, il palestrato passava i mattoni, siamo a febbici, senza perdere niente. E all'altra parte sta il tuo reparto, proprio in fondo, nascosto. In fondo a tutta la palestra, sul reparto dei deformati, i barbapapà. Sono quelli là col fisico della vera spadona, stretto sopra e giù, parca di nuovo cerchio e lulla hoppa che abballa tutto. Ma chiaramente il deformato va in palestra ma non ottiene risultati, perché mentre vorrebbe allenarsi deve essere sfottuto dal palestrato. E questo è nelle palestre. Se uno ci riflette, il palestrato non ha neanche più bisogno di andare in palestra. Che deve fare più? Quello va là perché deve dare fastidio alla gente. Per strada il palestrato cammina quasi normale, quasi. Come entri in una palestra, assume sta postura, inizia a girarsi per la bambola ruga rigione. Che tu vorresti dire, senti, ma si è caduto nello spogliatoio e ti hanno gestato, e rilassati, fratello. Questo viene vicino, inizia a fare, tocca qua, oi. È ferro, tocca qua, è fierro, tocca qua, è fierro. E tu pensi, questo secondo me con tutto sto fierro ha fatto la ruggine anche a poco, siete voi o no?
anche gli attrezzi sono cambiati nelle palestre. Quelli di prima non andavano più bene. La palestra vuol dire sofferenza. Devi soffrire per ottenere risultati. La cicletta, ve la ricordate? Non si porta più. Troppo comodo il sediolino. Oggi come bicicletta nelle palestre si porta la spinning. Sapete qual è? Che la bicicletta col sellino a forma di supposto. La prostata non è casa in fiamme, diventa un falò proprio la coppa. Cioè, dopo 4 mesi di spinning hai perso 5 kg, però cammino con il pantalone per strada. Tra l'altro oggi c'è una figura nuova in palestra che quando ero ragazzo non esisteva. L'istruttore, in inglese lo chiamano il trainer, si mette a disposizione. Tu vai là, ti dà la dieta, ti pesa, ti fa la scheda, ti segue durante l'allenamento. Ma chi è mamma? Stoppa qua, ne lasciamo stare. E poi questi fanno paura, hanno dei poteri. Se tu ingrassi, non ti mette neanche sulla bilancia per vedere. Se ne accorgi con gli occhi. Proprio ieri, martedì dopo Pasquetta, tornai in palestra, mi voleva allenare un po'. L'istruttore davanti a tutti quanti, come mi vedi, disse: fermata un momento. Allora, mezzo capretto di piselli, 2 ricotte salate, 3 salame, mezza colomba, mezza pastiglia, 350 flessioni. Dissi: senti, facciamo direttamente 400, perché a casa tengo un'altra mezza pastiglia, non la posso buttare, fratello qua. Signori, che nessuno se ne dispiace, sono sincero, falla sempre fare. Grazie.